Seguire il traffico aereo da qualsiasi postazione, anche in mezzo alla natura. Riconoscere gli aerei che affollano il cielo grazie a internet. La tecnologia lo rende possibile. È tutto legale e molto semplice. Basta collegarsi a un sito e ci si ritrova immersi nel traffico aereo, potendo addirittura identificare i velivoli che ci passano sopra. Questa tecnologia, già alla portata di tutti per il divertimento degli appassionati, è destinata a imprimere un balzo in avanti alla sicurezza e all'efficienza del trasporto aereo e non solo, anche al rispetto dell'ambiente. Si chiama ADS-B, che sta per Automatic Dependent Surveillance Broadcast. È un sistema che diffonde, ricavandole dagli strumenti di bordo, informazioni come posizione, rotta, velocità, altitudine. Queste informazioni possono essere captate sia da terra che da altri velivoli. Messi in rete, questi dati creano un'immagine complessiva del traffico aereo, un vero e proprio radar virtuale. Il sistema DSB è stato studiato, sviluppato e testato negli ultimi anni in Europa e negli Stati Uniti. Il costruttore europeo Airbus è particolarmente impegnato nell'applicazione di questa tecnologia. Per questo siamo venuti a Tolosa, in Francia, nel quartier generale di Airbus, per vedere come funziona il sistema dal punto di vista del pilota. Il collaudatore Philippe Pellerin ci accoglie in un simulatore dell'Airbus 340, equipaggiato con il sistema ADS-B. Siamo attualmente a livello di volo 360, cioè a 36.000 piedi. La nostra prua punta più o meno a nord, in rotta verso Nizza. Ecco come gli strumenti rappresentano la situazione oggi, con altri quattro aerei intorno a noi. Due alla nostra stessa quota, uno più alto, un altro più basso. L'ADS-B che l'on introduit actuellement va permettre d'enrichir cette information. L'ADS-B ci permette di arricchire questa rappresentazione facendo apparire sullo schermo più informazioni su ciascun aereo, come l'orientamento, la velocità e la sigla di identificazione. Sa vitesse sol e son indicatif. Dans le futur. Nel futuro potrò atterrare più vicino all'aereo che mi precede, ciò che permetterà all'aeroporto di far atterrare e far decollare più velivoli. Essendo di fatto un radar virtuale, la DSB si presta a migliorare e rendere più efficiente il traffico aereo in tutti gli spazi che non sono attualmente serviti da radar, come l'Oceano Atlantico, il cui cielo è solcato ogni giorno da centinaia di velivoli che collegano l'Europa con l'America. La portata dei radar sulle due sponde dell'oceano si esaurisce a qualche miglio dalla riva. Per tutta la traversata il controllo del traffico è procedurale, cioè basato sul rispetto della quota e della rotta assegnata a ciascun velivolo. La separazione tra gli aerei è, per sicurezza, più accentuata ed è di almeno 80 miglia. Proprio perché non è sottoposto a controllo radar, il sistema delle rotte atlantiche è accuratamente pianificato. In questo centro di Prestwick, in Scozia, ogni giorno un gruppo di esperti disegna le autostrade del cielo che saranno poi percorse dal traffico aereo. Vediamo come. Il traffico aereo sull'area oceanica viene gestito in questa sala controllo, una delle più grandi d'Europa, inaugurata nel 2009. Qui viene controllato anche il traffico nel nord del Regno Unito, per questo civili e militari lavorano fianco a fianco. Le rotte atlantiche vengono tracciate ogni giorno in base alle condizioni meteorologiche e ad altre esigenze, come ci spiega l'esperto Jim Brunton. Chiediamo alle compagnie aeree di inviarci le rotte che desiderano percorrere, come se non ci fossero restrizioni. Loro inviano le informazioni nel tardo pomeriggio. Noi verifichiamo quali sono le esigenze del controllo del traffico aereo, se esistono particolari esigenze nei centri di controllo adiacenti, se ci sono problemi tecnici o attività militare. Utilizzando tutte queste informazioni, disegniamo un fascio di rotte che possa corrispondere al meglio alle richieste delle compagnie aeree. Guardando fuori del finestrino quando vola sull'Atlantico, il passeggero ha una sensazione di solitudine, come se l'aereo fosse una piccola navicella sperduta col suo carico umano in un immenso oceano. Ma in realtà, anche se non ce ne rendiamo conto, lo spazio aereo è piuttosto affollato.
Potrebbe esserci un aereo 1000 piedi sotto, un altro 1000 piedi sopra, uno 60 miglia a destra, un altro 60 miglia a sinistra e ancora, uno 80 miglia avanti, un altro 80 miglia dietro. È quello che succede molto spesso. Nel frattempo i colleghi di Jim hanno preparato il fascio di rotte atlantiche per la giornata e queste possono essere mostrate nel computer. Le rotte sono state create, noi le inseriamo nel sistema ed ecco come le vedono i controllori di volo. Utilizzando queste informazioni insieme a quelle del piano di volo, i controllori possono gestire il traffico in modo più efficace rispetto a una situazione priva di un fascio di rotte predeterminate. La DSB può contribuire a rendere più efficiente questo sistema delle rotte atlantiche, soprattutto attraverso una nuova tecnica chiamata ETP, In-Trail Procedure, che consentirà agli aerei di poter raggiungere la loro quota ottimale per consumare di meno, grazie al fatto che gli equipaggi potranno vedere e identificare il traffico intorno al loro aereo e quindi cambiare più facilmente il livello di volo. Donc là, dans cette situation... Per esempio, in questa situazione ci sono due aerei, uno davanti e l'altro dietro di me, entrambi 1000 piedi più in alto. Vorrei salire al livello di volo 380, ma secondo le regole attuali non posso farlo perché attraversando il loro livello mi troverei con una separazione insufficiente. Utilizzando invece la procedura ETP, assicuro al controllore che le mie performance mi permettono di attraversare rapidamente la quota dove si trovano gli altri aerei per raggiungere il livello di volo che desidero, potendo ridurre la separazione da 80 miglia a circa 30. Il comandante conclude la simulazione con l'atterraggio in una nizza virtuale. Se fosse stato compiuto nella realtà, grazie alla DSB, il nostro volo avrebbe prodotto un sensibile risparmio di carburante. L'introduzione della DSB sui nostri aerei di linea consente di risparmiare una tonnellata di carburante per ogni volo transatlantico, permettendoci di volare alla quota ottimale. Nel futuro ci attendiamo una più accentuata interattività tra aerei per un'ulteriore ottimizzazione delle traiettorie di volo, non solo nello spazio aereo oceanico, ma anche nelle aree più dense vicino ai grandi aeroporti. Terminata la fase sperimentale, iniziano questa estate i primi voli commerciali che utilizzano le nuove procedure basate sulla DSB. Un contributo all'efficienza che intende fare bene anche alla natura.